Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Emanuele Falcone, che la dedica al suo amico Alessio Bomis, e gliela dedico anch'io a questo punto, sperando che almeno a lui non piaccia questo orrore che mi viene chiesto di recensire tramite donazione, ovvero Six Underground, l'ultimo film di Michael Bay, che dopo questa donazione sono stato più o meno costretto a vedere. Allora, la storiella di Vestovì, che è un miliardario che crede di essere morto e che mette su la squadra per sconfiggere il male, e ai sei la missione a Firenze li va a puttane, quindi hanno bisogno della Merianone per fare il solito attacco al Medio Oriente, la solita fascistata, è appunto Michael Bayana. Qui è veramente ormai all'oppressione del cinema puro. L'inseguimento a Firenze è una delle cose più brutte che mi sia mai capitato di vedere. La fotografia è orribile, la recitazione è inconcepibile, la sceneggiatura, che è di quei due di Deadpool, forse erano convinti di fare qualcosa di ironico, invece qui ci troviamo di fronte a qualcosa di seriosissimo, ma che ha nella forma, nella sostanza, una serie di sbilanciamenti che, come al solito nel cinema di Bay, per alcuni lo rendono autore, per me lo rendono una merda totale, e che si vanta di aver girato 8.000 inquadrature quando in un film già 3-4.000 sono tantissime. Quindi questo psicopatico del montaggio cerca di farci credere di essere un maestro dell'azione quando è solo un maestro della confusione. Se poi per voi questo è uno stile, io non lo so, io non sono riuscito a capire un cazzo, riuscivo solo a dover chiudere gli occhi ogni 15 secondi per cercare di non entrare in crisi epilettica e per cercare di non forarmi, modello teorema del delirio della Fonoschi, appunto, il cervello con un trapano per cercare di non vedere più tale scempio. Se per voi questa è l'azione, se per voi questo è il postmoderno, io allora preferisco essere vecchio e senza alcun postmodernità nel mio cervello. Io continuo ad essere dell'idea che questa qui sia semplicemente una serie di roba messa su da uno shooter di mestiere buono a un cazzo, che non ha alcun rispetto per i tempi cinematografici e che vorrebbe, appunto, come dicono in molti, cambiare il linguaggio. Peccato che non sa nemmeno praticamente mettere i verbi principali e non ha idea assoluta, secondo me, della grammatica cinematografica. La sua tecnica, se ce l'ha, è puttata alle ortiche, i soldi sono a palate, e quindi inutile negare il fatto che possa essere patinatissimo, è appunto cosa che a me me lo rende ancora più sul cazzo. L'opposto di John Wick, l'opposto del cinema d'azione che amo io, l'opposto anche del primo Fast and Furious, l'opposto di Point Break, l'opposto di Walter Hill, l'opposto dell'azione. Qui ormai siamo di fronte a un videogioco senza nemmeno avere più il joystick, e che è noiosissimo, lunghissimo, senza un costrutto alcuno, e che è addirittura ha anche Ryan Reynolds come attore principale, ovvero un altro cane che, se non lo metti appunto nel modo di essere autironico sul serio, diventa semplicemente insopportabile, come in questo film che vorrebbe anche far ridere ma che in realtà fa solo piangere per la tristezza che mette addosso allo spettatore medio, che ha ben idea di cosa sia Driver l'implacabile o I Guerrieri della Notte o John Woo o Tsui Hark o addirittura, appunto, come ho detto, perlomeno i registi di John Wick e appunto altro. Qui siamo di fronte non a un film d'azione ma all'azione che distrugge una pellicola, un film. Qui non esiste cinema, non esiste niente, esiste solamente il fatto che fortunatamente è su Netflix e ciò non c'è andato a rompere i coglioni in sala. Forse Bay ha trovato appunto la sua via, quella di fare film televisivi di serie Z con tantissimi soldi. Una merda come questa non la vedevo veramente da tantissimo, eppure è tanto amata. Beati voi che amate questa zozzeria. Per me resta e rimane semplicemente uno shooter del cazzo che gira roba del cazzo per gente che probabilmente ha voglia di vedere roba del cazzo.